Beh, ormai c'hai una scioltezza, però. Io non gioco da un anno, come si dice quando fanno ridere. Sì, l'ultima partita era l'anno scorso, direbbe un vecchio. Come quelli che passano insieme il capodanno. Ah, ci conosciamo da un anno. Ah, che bella cosa, guarda. Abbiamo condiviso tutto il 2021, l'inizio del 2. È stato bello. Beh, bello, bello. A proposito, scopa tua moglie, ciao. Ciao ragazzi. Ci sono cavalieri e cavalieri, c'è il cavaliere che si porta una gallina e quello che si porta... Che stai facendo? Il cane, Nicola è un cavaliere col cane. Che cos'è Alt F4? Magari siete tra i 4 o 5 utenti che non hanno mai visto un gameplay di Alt F4. Alt F4 è un rage game. Che significa rage game? Che è stato pensato per farti perdere di continuo e per farti sudare la vittoria. Abbiamo scoperto, grazie a un nostro utente che ci ha detto provate Alt F4, ma io lo avevo già prescaricato quando quell'utente mi ha solo ricordato che io ce l'avevo scaricato sul desktop del mio computer. Tiro i polli. Si è bloccata la musica. Perché io ho tirato il pollo in faccia al musicista, ha cambiato la musica. Tiragli pollo! È curatissimo. 10. Almeno i salvataggi, lasciali come stavano prima. Vabbè, quello del... Trapiata in testa. Ha fatto una cosa di una secchezza. Trapiata in testa. Guarda il sangue che mi sta... Trapiata in testa, incredibile. Allora, questa parte è figlia di puttana. Sono sicuro che c'è qualcosa che non quadra qua, eh. Attenda le tavole. Le tavole. Ho capito. Era troppo tardi quando ho capito. Pensavo si alzasse la seconda. Invece si abbassava la prima. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Devi credere in te stesso. Vai, vai. Dai! No! O guardo lì o guardo dove cazzo. Perché cazzo tiri dal fad? Dal fad lo tiro. Ma se no. Neggia quella. Quando dal fad si presenta, devo tirarlo. Vado! No, no, no. Bravo, così. Sì! Madonna! È la prima volta. Dove è andato? Massimo! No! Non può essere, non può essere. Ha rimbalzato ad alti livelli. nella nostra parodia di Squid Game ha renderizzato in tempo 6 ore. Non si riprenderà mai più, mi sa. Questa è la thumbnail, loro. Questa è proprio la thumbnail. Non si riprende perché sta troppo fuori. C'è la gallina di là, c'è. Ma c'è il save! Aspetta, mo ti riprende il save. Da qua. Grazie, grazie. Vai a fare il culo, vai. Vai a fare nel culo. Ma porca di la puttana, che dinamiche sono? Sono le dinamiche che dovresti sapere a memoria dopo 500 morti. Bravo, salta di là, perfetto. Ormai sta parte ce l'abbiamo. Però pure tu. Però ogni volta che dice, cioè, l'avete notato tutti? Ogni volta che dice qualcosa, oh, sta parte ce l'abbiamo, pam! Mi parte una fucilata di qualche cosa. Però secondo me quel robo lì non ci arrivava, eh. Sono super atletico adesso, ma dritto. Cos'è? Io il save però te l'ho già preso. Mi conviene prendertelo un po' più avanti. Sì, sì. Ma anche perché ormai sei diventato bravo. Ah, Madonna, non devi sta zitto, Cristo! E adesso il mondo è tuo, Aladdin. Il mondo è mio. Su quel tappeto volerò. In cui un po' ce l'ho, ma guarda un po'. Devi prendere.
prendere. Dilli, dilli, dilli. I pescetti. E che cazzo! No! Io ora mi sono messo in testa questa cosa di prendere. No, ma anche la gallina quando prende un pesce. Ma è già troppo lungo! Mi è andato in c***o, proprio. Sì. Erca. Salta sull'altro. No, no, tutte le volte che ho provato a fare quel salto lì sono morto. Perché sei così veloce, gallina? Se ci vedesse nostra madre in questo momento. Però sei bastardo, Sei bastardo, io sono entrato nel pertugio, Dai, ci si può arrivare. No, ma la parte è il pesce che mi interessa. Buono. Aspetta, ti rialzi. No! Hai capito che volevo fare prima? Volevo fare questa cosa qua. Lanciare la gallina. E nel mentre così prendevo. Non serve un c***o, però. Non ho capito. Rocco, spiega, io no. Non ho capito. Ma che c***o, ma siete. Qual è il piano? Spiega nei commenti, te lo spiegheranno. Però questo è imbarazzato, questo pinguino. No! Scusa, pensavo, ma pensavo che la nostra prima morte su questa mappa così pericolosa. Ma non l'ho fatto, è svenuto, Dai, supera questo pezzo, so che ce la puoi fare. È completamente tutto messo. Allora, l'unica cosa che mi viene in mente di fare, ecco. Porco! Qui no, perché girano troppo veloci quelli là, uno sotto e uno sotto. Cazzo! Forse anche lì non è male. Però quel pinguino di merda, che ansia che mi... Come l'hanno pensata? A me la maestra mi diceva sempre: signore, il ragazzo è intelligente ma non ha 3 milioni. E quindi... Forse seguiva il pattern dell'altro tempo. Probabile. Ma la vita è così. Non mi interessa del pinguino. Mi interessa. No. Ok, adesso ha smesso di giocare. Ha appena smesso di giocare. Non so come ci sia uscito, ma va bene. Ragazzi, riprovo, vi regalo un'ultima emozione del motociclista. Però con me porta sfiga, allucinante. Ogni tanto su Alt F4 capita che perdiamo un po' le staffe, come io con il mio cane adesso. Ma è qualcosa di divertente alla fine, è così bello vedere una persona lasciarsi andare e dire cose colorite, simpatiche. Beh, le bestemmie no. Non si fa. E quindi sentirete cose molto tagliate adesso. Se tu volessi essere, diciamo così, un po' inclusivo, un po' più inclusivo, dovresti dire buongiorno a tutto usando la schwa, cioè dovresti parlare in dialetto molisano sostanzialmente. Buongiorno a tutti. Quindi noi siamo... E Sio alla fine del video, perché lui analizza... Però non è possibile che ogni volta... Ma tu ti incaponisci con queste cose. Ma quando succede a te tu sbatti contro i pali, a te non succede mai, no? Vai, bravissimo, hai visto? Ormai sei diventato pro. No, No. No! Porca! Ma Sandra, ma tu non noti qualcosa nel tuo futuro? Porco! Ecco quello che noto, mannaggia! Ora. Buono, ragdoll appena ti alzi, ragdolla, bene, non vedo più niente, perché stai, non vedo niente. Va, ottimo, fermo, ok, boh, fermo, ok, boh, fermo, aspetta, Endo! Non ti ricordi un c***o! No! Dio, ma t'ho detto aspetta! Ma non mi ricordavo! Ciuta puttana! È vuoto, è stato vuoto per 5 minuti! Dio, madonna! Vaffanculo. Quella parte lì, quella ti viene bene proprio. Vaffanculo. Questa parte tu
Vai, 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 la mastery non è un problema. Mo cade, mo cade. Oh, la smetti a porta sve, porca di quella puttana! Porti sfiga, compà! Preciso, preciso, bravo. Sì? Niente! Ma perché? In nome di Dio! Sono caduto. Perché? Comunque hanno cambiato qualcosa in quel punto. Non hanno cambiato niente. Siamo caduti tutti e due. Non ti faccio vedere, guarda. Ed è adesso che si perde. Ce l'ho tutto qui, ce l'ho tutto. Ed è adesso che si perde tempo, raga. Io non lo sai com'è, cosa non so. Aspetta, vediamo se c'è. Ok, sbloccato. ce l'ha sbloccato. Ma non mica che il cazzo, mo te lo rifaccio. Vai, finisci il gioco. Faccio una speedrun. Donna, raga, qualcuno ha chiuso il gioco compellendo dei duchi. Allora, quello ha fatto così. Come ha fatto? Bravo, ok. Ok, qua non devi andare avanti, qua devi saltare e basta. Ma gira! Fai in modo che il mio salvataggio non vada perduto. Non ci arrivo lì. Sì. No, sì. Non ci arrivo. Prendi una bella rincorsa. Non ci arrivo, guarda. Sì, guarda sì. Che non ci arrivo. Sì, ma hai fatto male, tranquillo, ci sali. No, non ci arrivo. Vai, vai, devi credere un pochino di più nella tua... Non ci arrivo, non ci arrivo, non ci arrivo. Sì, c'hai Superman. Ci vabbè, proviamo. Vai, vai, fallo. Dai, tanto... Salta! Tanto muoio. Destra subito. Nel buco! Del c***o. Ce l'avevi. Dai, rifai. Che buco? Guarda, oh, sbattevi la lingua a mammi da oggi, non lo so. Ah, tra i merli. Tra i merli, detto anche il buco della torre, non posso capire, il buco della... Non c'è nessun buco lì. Cercavo un buco con gli occhi, c'era una stronzissima torretta tra i merli. Fermati sui merli, lo sai dire in italiano. Il buco della torre. Come faccio a capire? Bravo. Porca... Ce l'avevo. Tra un po' bestemmiava. Superman, allora fermo. Lo usi dopo le palle, lo finiamo. Con Superman lo finiamo. Bravo. Non lo metteremo. Porco! Non lo mettere! Perché cazzo lo metti? Perché cazzo lo metti? Perché? Dio! No! Te l'ho detto! Mille volte! No! Lo potevamo finire! Ma che cazzo finì? Dio! Ma che cazzo è? La gallina! Non me ne frega niente! No, lo spara a scudo! No? Guarda che c'è. Oddio, no, sparascudo, se arriviamo in cima. C'hai una combo di quelle fotoniche adesso. Sì, non devo sprecarle. Non prendere il grilletto. Tanto lo so che lo premo, quindi è meglio che non casco. Soprattutto se arriva una certa. Allora, raga, io. No! Che c***o è? No! Vaffanculo. Mi ero scordato che erano due. Mi ero scordato che erano due, mannaggia la puttana. Quanto lo odio sto gioco però, non c'ha senso. Mo che cazzo devo fare? Vabbè, tanto ormai è tutta puttana. Abbiamo perso ogni speranza di fare regà! Pure, con tre danno la però no, non ti ho usato niente. In Alt F4 si può anche... Morire. Sì, ma si può anche diventare galline. E io quel giorno... Eri una gallina. E stavo tryhardando tantissimo. Mi stavo avvicinando tantissimo alla parte finale della mappa. Ed eravamo tesi come corde di violino. Perché effettivamente Alt F4 riesce a metterti tutta quella tensione addosso. Perché
Sai che la prossima run la dovrai iniziare da capo e sarà ancora più difficile perché sarai stanco e sarai ancora più attento a non sbagliare. E questo ti mette una carica addosso, al contrario, una carica negativa addosso, che tu stai lì e dici no, non perde, per favore, perché poi tocca a me. Quindi... Quel giorno ero andato molto avanti, stavo quasi per farcela, quando a un tratto... Aspetta il barile, okay, il barile. Devo capire. Ah, questo va giù di il barile. Quindi mi devo mettere su quelle cose. Parti dal suo presupposto, non puoi morire. Salta. Grande! Attenta, la piattaforma! Figli di puttana! Siete dei figli di puttana! Non è giusto quello che fanno. Potrebbe schizzarti in aria. Non voglio più farlo questo gioco, è cattivo il gioco, è lunghissimo questo gioco. Ci rilassiamo un po' sul berrino.